Grazie, noi siamo molto felici di essere qui per Sileges Festival questa sera. Ringraziamo ancora Alessandro per l'introduzione. Come appunto vi diceva, il nostro progetto nasce in seno a una residenza artistica che abbiamo fatto lo scorso maggio nelle sale bellissime di Palazzo Te a Mantova, con l'idea proprio di lavorare su questo materiale antico. Quello che sentirete sono tutte cantate del Rinascimento e del Barocco, italiano e non, perché abbiamo provato a tracciare un viaggio tra le corti proprio del Rinascimento, che di fatto secondo me erano un po' dei centri di produzione musicale. Quest'anno sono nati i centri di produzione nella musica, jazz nello specifico, e appunto queste corti erano ricche di compositori, artisti di tutti i generi. E quindi mi è sembrato interessante provare a lavorare su questo. Siamo partiti da Mantova, Corte dei Gonzaga, dove c'era appunto Monteverdi, di cui poi eseguiremo anche un brano. E faremo un viaggio un po' più articolato. Il primo pezzo che avete sentito di John Dowland era in inglese, quindi deriva dalla corte della regina Elisabetta I d'Inghilterra. John Dowland fu appunto uno dei grandi compositori di corte. Ora invece continuiamo, ci spostiamo nel regno di Napoli e vi faremo sentire un nostro arrangiamento di un madrigale di Gesualdo da Venosa che si chiama Ardita Zanzaretta. Thank you.
Ora proseguiamo invece con un altro brano, ci spostiamo nuovamente a livello geografico. Questa è una cantata a voce sola di Giovanni Felice Sanchez e si chiama Usurpator Tiranno. Giovanni Felice Sanchez fu appunto un compositore italiano, però molto attivo anche fuori dall'Italia, per esempio nelle Fiandre. Amor,
avrete appunto sentito, tanto che si accordano, quello che noi cerchiamo di fare è un po' trovare un filo che connetta le nostre estetiche, che sono quella che abbiamo scelto, appunto quella della musica antica, e quella da cui proveniamo, che è di fatto la tradizione jazzistica. E lo proviamo a fare attraverso appunto il medium dell'improvvisazione, perché come avrete sentito dentro queste partiture anche lunghe e completamente scritte apriamo delle stanze di improvvisazione libera, che è in realtà una pratica che facevano anche gli antichi e che in realtà ora nella musica antica che viene riproposta si è un po' perso, ma appunto che proviamo noi a riportare in auge attraverso appunto un'estetica un po' diversa che è la nostra, quella della musica jazz. Ora proseguiamo tornando in Inghilterra con un altro brano di Dowland che si chiama Flow My Tears. Thank you.
Ora invece restiamo in Inghilterra, però con un altro compositore, si chiama Henry Purcell, e faremo il Lamento di Didone, che magari appunto conoscete perché è un pezzo molto famoso nella musica antica, nella musica classica, e racconta appunto lo straziante addio di Didone ad Enea nell'Eneide. Remember me, but oh, forget.
arriviamo appunto a Monteverdi, che fu musicista protagonista della corte dei Gonzaga di Mantova, e quindi ci è sembrato appunto anche importante, visto come è nato poi il nostro progetto e dove soprattutto, fare un pezzo anche di Monteverdi. Abbiamo scelto un estratto del combattimento di Tancredi e Clorinda, che vi faremo sentire in un arrangiamento un po' anomalo rispetto alla tradizione, e speriamo che vi piaccia. Ma
Questa è una storia, come probabilmente già saprete, abbastanza drammatica, nel senso che appunto Tancredi e Clorinda stanno combattendo in fazioni nemiche, e, però appunto armati con l'armatura, e Tancredi si accorge, nonostante lui fosse innamorato della, di Clorinda stessa, di star uccidendo in combattimento la sua amata. E proprio per questo abbiamo voluto rappresentare con un momento di conduction, di improvvisazione estemporanea, questo combattimento che poi appunto si risolve nel, nell'ascesa in paradiso di Clorinda. Noi siamo arrivati all'ultimo brano di questa incursione nella musica antica, che speriamo appunto vi sia piaciuta. Prima di chiudere ringrazio ancora Sileges Festival per averci invitati, voi per averci ascoltato in modo così attento, sempre molto bello, e soprattutto i miei colleghi che vi presento uno alla volta. Marcello Abate alla chitarra, Federico Pierantoni al trombone, Luca Cescotti che è la nostra viola da gamba e voce ed è anche il nostro unico strumento di musica antica, quindi un ulteriore applauso. Marco Centasso al contrabbasso, Marco Luparia che sono la batteria e live electronics, io sono Valentina Pin. All'uscita poi troverete dei dischi se volete. Questo lavoro l'abbiamo registrato poche settimane fa, quindi ancora non è uscito, però trovate altri dischi appunto un po' di tutti i nostri progetti se voi voleste contribuire alla nostra musica. Ora vi lasciamo con un brano che è diventato un po' la hit del nostro gruppo, e è un'altra cantata di Giovanni Felice Sanchez, che è molto felice, al contrario di qualche brano che abbiamo fatto finora, e si chiama Accenti Queruli. Accenti queruli, spiega dell'amore, o augelletti, garuli, com'io lamenti, cavi sospiri, vita del corrispiri, vita del corrispiri, mando dal seno, alimenti i miei sospiri, miei respiri, o miei lamenti. Thank you.
Allora, come visto, vi rifaremo un brano ed è il primo che abbiamo fatto, si chiama Can She Excuse My Wrongs? Cool.
Thank you.